un operaio è rimasto folgorato all'interno di un'azienda di Mozzanica. Il fatto è avvenuto questa mattina. Sono in corso le indagini per cercare di capire le dinamiche dell'infortunio mortale da parte delle forze dell'ordine. Ci saranno anche i falconieri con gufi, civetti e barbagianni alla Fiera delle Palme in programma sabato e domenica a Melzo. La rassegna, dedicata in particolare al settore agricolo, è uno degli eventi espositivi più qualificanti della zona. Gufi e civette si potranno ammirare domenica al Parco dell'Edda. Alimenti scaduti e prodotti con marchi contraffatti per ben 10 tonnellate sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Corsico. Sono stati ritrovati in un deposito della distribuzione all'ingrosso. 4 persone sono state denunciate, gli alimenti invece verranno inviati al macero. Super Milano chiude i battenti nel fine settimana. La rassegna milanese propone diversi eventi, a partire dalla visita guidata all'officina dei convogli di Trenord a Novate Milanese. Ad Arese invece è in programma la mostra di auto e moto storiche con sfilata conclusiva per le vie del paese. Da seguire anche la festa del pane a Cornaredo e quella dei dolci a Villa Arconati. Sette immobili, 2 terreni, quote in 2 società, 4 veicoli e 6 conti correnti per un importo complessivo di oltre 1 milione di euro. Sono i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza all'usuraio arrestato a febbraio. Il sequestro è stato deciso dal Tribunale di Milano. Compie 150 anni di vita la Banca Popolare di Lodi. Per celebrare l'anniversario, i responsabili dell'Istituto di Credito hanno organizzato 2 eventi. Sabato mattina nell'auditorium della banca è in programma un convegno dedicato al suo fondatore Tiziano Zalli. Lunedì sera invece al Teatro alle Vigne una rappresentazione curata da Franco Parenti di Milano. Possono dire di essere stati miracolati i conducenti delle 2 auto che questa mattina si sono scontrate frontalmente. L'incidente è avvenuto sulla provinciale Pandina in territorio di Mulazzano. Per la violenza dell'impatto entrambe le auto sono finite fuori strada, volando nei campi a lato della carreggiata. È grave la situazione dell'autotrasporto. Concorrenza sleale, ritardi nei pagamenti e mancato rispetto delle regole stanno mettendo in difficoltà centinaia di piccole imprese. Di questi problemi si parlerà sabato pomeriggio a Cremona, nella sede di CNA, in programma l'assemblea di categoria. Chiediamo maggiori controlli, dicono i responsabili dell'associazione. Secondo i carabinieri di Crema erano dediti da tempo allo spaccio di droga le 4 persone sottoposte a controllo in un'abitazione di Postino, frazione di Dovera. Perquisendo i locali sono stati trovati diversi grammi di cocaina, eroina, marijuana e hashish, assieme a un bilancino di precisione e quasi 1000 euro in contanti. Sono stati denunciati dalla procura di Cremona un 47enne disoccupato ed il figlio 22enne, segnalati alla prefettura la compagna del 47enne ed un 36enne lodigiano. Spazio a piante, fiori ed affini in centro a Cremona fino a domenica in Corso Garibaldi, Corso Campi e Piazza Roma sono in programma esposizioni floreali, mostre fotografiche, tour in carrozza, protagonisti assoluti piante e fiori. La mostra fotografica estetica botanica resterà a disposizione negli spazi del Museo del Violino fino a domenica 20 aprile. Ancora un furto nella notte al bar di via Farnesiana a Piacenza. Ignoti hanno infranto la vetrata principale ed hanno rubato il cambiamonete. Bottino non quantificato ma danni ingenti sui 4.000 euro.
Anche Pavia punta sull'arte contemporanea per attirare visitatori in città. Sabato e domenica, infatti, il Palazzo delle Esposizioni di Piazzale Europa ospita la seconda edizione di Pavia Art, rassegna diretta da Giovanni Zucca. Sono una sessantina le gallerie d'arte italiane e straniere che hanno aderito alla manifestazione. Pavia Art si avvale del patrocinio di Regione, Provincia, Camera di Commercio e Comune. 84 pannelli solari per un importo di oltre 40.000 euro posti sul tetto degli spogliatoi del campo sportivo di Pieve Porto Morone sono stati rubati nella notte da ignoti, indagano le forze dell'ordine.